Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Con il progetto di oggi utilizzo il mio kit di carte digitali Christmas Time che trovate sul mio negozio online Creations Candida. Nell'info box del video, quindi nella descrizione, trovate il link diretto per andare a visionare le carte. E non ve le rifaccio vedere perché vi ho già fatto un video di presentazione che trovate sul mio canale se avete piacere di guardarlo, dove faccio vedere nel dettaglio le carte che ho realizzato in questo kit. Allora, veniamo al progetto di oggi. Il progetto di oggi è una cosa che trovo molto carina e l'ho pensato anche come un pensiero da regalare a Natale. Ed è anche un progettino molto semplice, vedrete che non è per niente difficile realizzarlo. Qui abbiamo questa nostra scatolina, la vedete? Questo ve la faccio vedere realizzata e finita, con questo coperchio decorato con le stelle di Natale che trovate nel kit, quindi non ho fatto nient'altro che ritagliarle e renderle un pochino tridimensionale, poi nel corso del video vi farò vedere come, ed incollarle sul coperchio insieme a degli altri particolari che ho ritagliato dal foglio degli abbellimenti. Poi due nastrini e il gioco è fatto, e abbiamo decorato il nostro coperchio. Praticamente questa è una scatola dove io tolgo il mio coperchio, che mi serve anche, diciamo, da fare un po' da fermo, perché poi praticamente aprendo qui il nostro nastrino laterale si viene ad aprire questa scatola che contiene quattro cassettini, non so come chiamarli, quattro scatolette, quattro contenitori, dove potete immaginare, appunto, per quello pensavo a un regalo di Natale, perché potete riempirlo con dei cioccolatini piuttosto che con degli oggettini che volete regalare, o anche semplicemente vuoto da regalare affinché uno poi lo possa utilizzare. Per esempio, si potrebbe anche utilizzare come porta gioielli. Una cosa che farò io praticamente con il mio, all'interno immaginatelo con braccialetti, collanine ed anelli, e rimane comunque una cosa carina. Quindi questo è il progettino di cui andremo ad occuparci oggi, e adesso che ve l'ho fatto vedere nel dettaglio non ci resta che vedere come realizzarlo. Per realizzare il nostro progetto natalizio cominciamo con il fare le scatolette che sono all'interno del contenitore. Io ne ho già realizzate tre, ma vi faccio vedere nello specifico come realizzarne una. Poi le altre tre chiaramente sono uguali. Ho utilizzato tre carte degli sfondi più neutri, senza decorazioni, del mio kit digitale. Adesso andiamo a sceglierne uno. Dunque, un foglio che, ecco, questo che non ho ancora usato, per esempio. Quindi prendiamo questo foglio e vediamo come realizzare la nostra scatola. Allora, cominciamo con il tagliare un quadrato 20x20. Quindi col nostro quadrato dobbiamo procedere in questo modo. Allora, andiamo a piegare in questo modo perfettamente a metà il nostro quadrato, sia da una parte che dall'altra, in questo modo. Schiacciamo sempre bene le pieghe, mi raccomando. Dopodiché vedete che abbiamo il nostro quadrato diviso così, andiamo a creare questi tre angoli in ogni lato del nostro quadrato. Una cosa molto molto semplice. Io faccio così, mi tengo sempre il quadrato di fianco come riferimento, in questo modo. Ok, lo facciamo per tutti e quattro i lati, così.
questo punto, siamo in questa situazione, non dobbiamo fare nient'altro che andare a piegare di nuovo a metà il nostro quadrato in questo modo qui. Mi raccomando di schiacciare bene sempre tutti i lati, quindi lo facciamo da tutte e quattro le parti. È un'operazione molto semplice e molto veloce, non è niente di complicato. L'ultimo lato, così andiamo a piegare. A questo punto abbiamo piegato tutti e quattro i lati. Guardate com'è semplice realizzare la nostra scatola. Apriamo due punte qualsiasi, quindi abbiamo punta superiore e punta inferiore aperte. Adesso dobbiamo semplicemente fare questa operazione. Pieghiamo, allora diamo ancora magari un colpetto qui, così abbiamo ancora meglio le pieghe. Allora pieghiamo in questo modo, poi qui avete già i segni piegati, i pieghi già fatti, quindi sarà semplicissimo piegare il vostro bordo e andare a portare all'interno il laterale in questo modo qua. Vado ancora a schiacciare, così rimane più precisa. Ruoto, stessa cosa. Guardate, vi faccio vedere più da vicino. Devo solo piegare, i pieghi sono già tutti fatti, girare e andare a schiacciare il bordo. Vedete che in un attimo la vostra scatoletta è fatta. Io, per rinforzarla ulteriormente, sono andata ad incollare un quadrato della stessa fantasia all'interno, così andiamo ad abbassare tutto e andiamo a irrobustire il fondo. Le dimensioni non le ricordo più, le verifichiamo un attimino. Sì, la scatoletta è 7,5 x 7,5, quindi io cosa vado a fare? Prendo la rimanenza del foglio che era avanzata e vado a fare un quadrato da 7,5, un po' di meno, tolgo ancora due decimi. Questa è la comodità della taglierina, che in un secondo, vedete, fate le dimensioni giuste. Tolgo 7,5, tolgo anche di qua ancora un pochino, ok. E ho fatto il mio quadrato da inserire all'interno della scatoletta in questo modo qua. Così vedete, abbiamo l'interno che intanto si è irrobustito, rimane più stabile e non abbiamo più il segno delle quattro alette. Mi piace di più rifinito così. In questo modo abbiamo realizzato le nostre quattro scatoline. Quindi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il supporto esterno. Allora, per il supporto esterno non dobbiamo fare nient'altro che, io l'ho già fatto per velocizzare, prendere un foglio. Io ho preso, sono partito da un foglio semplice nero, un foglio delle dimensioni di 30 x 15 cm, e ho fatto un piego ogni 7,5 cm in questo modo. Perché 7,5 cm? Perché è la misura che mi serve per avere, vedete, adesso vi faccio vedere, per poter incollare il nostro, la nostra scatoletta, avendo proprio appena appena un minimo di margine su ogni lato. Quindi 30 x 15, 7,5, 3 pieghi. Ora dobbiamo andare a incollare le scatolette, ma prima di incollare le scatolette voglio decorare completamente il mio supporto. Quindi cosa ho fatto? Ho già tagliato, per non perdere tempo, delle strisce dal mio kit, dal mio kit di carte digitali, e nello specifico ho voluto utilizzare queste da mettere sull'esterno del kit e altre
e altri particolari per l'interno. Quindi adesso non mi resta che andare ad incollare tutte le parti. Però cosa faccio? Comincio intanto dall'esterno, dove vado ad incollare questi particolari. Ora, prima di andare a decorare la parte interna del supporto, devo fare ancora una cosa. Voglio inserire del nastrino al centro per poter chiudere la mia scatola. Quindi cosa faccio? Vado a segnare il centro, un po' staccato dal bordo, era 15, quindi a 7,5 farei più o meno un centro qui, un segno qui. E idem da quest'altra parte, a 7,5 diciamo qui. Ok, ora vado a prendere il mio tappetino in taglio, il mio cutter e vado a fare due piccolissimi taglietti in corrispondenza del segno, ma proprio due tagliettini da pochi millimetri, dal momento che io ho deciso di inserire un nastro molto sottile perché mi sembra più fine. Poi in base al nastro che inserirete voi potete fare il taglio più o meno spesso. Vedete, il mio nastro è sottile, quindi adesso non mi resta nient'altro da fare che andare ad inserire così all'interno, ok, così, sia da una parte che dall'altra. Okay. Ora con del nastro di carta vado a fissare il mio nastro. Non trovavo il nastro di carta, ma ce l'ho fatta, l'ho trovato. Quindi, unghia spessa, non riesco neanche. Ah, ok, quindi facciamo così e facciamo così. Ok, fatta questa operazione, posso andare a ricoprire anche l'interno della struttura con la mia carta decorata. Direi in quest'ordine qui. Allora, vediamo un po'. Facciamo così. Sto immaginando, perché non le sto mettendo a caso, perché sto immaginando, diciamo, le scatolette. Considerando che le scatolette verranno applicate in questo modo, così, perfetto, decido dove mettere i miei disegni. Ok, direi che così ci siamo. Va bene così. Per cui vado ad incollare le mie carte decorate, che ho già passato un po' di meno, tutte con il distress nero, perché in questo caso mi piaceva di più l'idea di avere, ho usato il black suit, che è un nero praticamente, per sporcare la parte posteriore. Adesso vado ad incollare tutte le mie carte.
Completata questa operazione, devo andare ad incollare le mie scatoline, come ho detto prima, in questo modo. Quindi ne avremo una così, una così e l'ultima così. Ok, quindi cosa vado a fare io per non sbagliare? Vado ad incollare prima la prima e l'ultima, così so che devo rimanere sul bordo del mio supporto. Per cui vado a fare questo lavoro qui, metto la colla, metto questa colla che è rapida, quindi mi permette di spostare, ma nello stesso tempo incolla subito. Quindi vado a centrare, in modo da verificate che di riuscire a piegare tranquillamente la parte del supporto. Mi raccomando, questa è un'operazione un po' delicata, ma va fatta bene, con calma, perché dovete incollarle dritte, altrimenti se sbagliate, incollate storto, poi magari non quando chiudete avete dei problemi. Quindi su questa parte qui mi raccomando, dedicategli il tempo che ci vuole in modo da fare un lavoro preciso. Verificate sempre, così che si riesca a chiudere, in modo da non accavallare la vostra scatola con il piego. E adesso andiamo invece ad incollare le altre due, mantenendo un minimo di spazio tra una scatolina e l'altra, in modo che non si accavallino quando chiudete il supporto. Quindi io ho tenuto conto di lasciare più o meno un 3 mm per parte, quindi siamo in una situazione del genere. Ora vado ad incollare questa, mettiamo la colla, andiamo ad incollare così. Fate la prova, vedete, chiudete, in modo da capire se non si sovrappongono e se più o meno avete lasciato le distanze giuste. Quindi questa direi che qui va bene. Potremmo anche spostarla un po' più in su, perché sennò rischiamo che quella sotto poi ha meno spazio. Direi che così ci siamo. E ora andiamo a incollare l'ultima. Ok, la mettiamo qui, così, andando a verificare che si chiuda il tutto, quindi controllate anche bene di lato. E nello stesso tempo si deve chiudere anche nella parte sottostante, quindi deve rimanere al centro tra le due scatole, così. Aspettiamo che faccia un po' presa. Ok, così abbiamo le posizioni giuste. Perfetto. Adesso, mentre il tutto si incolla perfettamente, lo lasciamo un attimino qui ad asciugare, noi cosa andiamo a fare? Andiamo a fare il coperchio per chiudere la struttura. Allora, il coperchio per chiudere la struttura lo facciamo con, prendiamo di nuovo la taglierina in questo modo qui. Allora, lo faccio con il cartoncino nero, per coerenza con il cartoncino che ho usato di sfondo. Vediamo un po', ecco, prendiamo questo cartoncino nero e andiamo a tagliare un quadrato delle dimensioni di 15x15.
15. Ok. Adesso andiamo a fare un piego a 3 centimetri e mezzo su ogni lato. Così. 3 centimetri e mezzo. Ora vado a piegare bene dove ho fatto il segno, così rimane più accentuato in questo modo qua. Ok. E cosa vado a fare? Vi faccio vedere. Con la forbice vado ad ogni lato a tagliare questa parte qui e vado a togliere, prendo una forbice un po' più lunga perché così faccio più in fretta, vado a togliere una parte in modo da lasciare un angolo sia da una parte che dall'altra. Questa ci servirà per chiudere la scatola, poi vedremo come. Vado a farlo dappertutto, è proprio un'operazione semplice, quindi vado a tagliare un pezzettino qui in obliquo e idem sul bordo, così. Quindi taglio e smusso, diciamo, semplicemente, da tutte e due le parti. Fatto questo, devo andare semplicemente a incollare la mia scatola. Quindi, allora, togliamo tutte queste parti qui, così. Andiamo a segnare meglio questi pieghi, così ci viene più semplice incollarlo. E adesso cosa faccio? Vado semplicemente ad incollare la scatola. Quindi metto la colla qui sulla parte laterale e vado a chiudere in questo modo qua. Lo facciamo da tutti e quattro i lati, quindi metto la colla sul mio pezzettino laterale e vado a chiudere. Faccio combaciare perfettamente lo spigolo, così vedete, in questo modo qui, e vado ad incollare. Lo facciamo da tutti e quattro i lati. Vedete gli spigoli che sono perfettamente allineati, così, e in questo modo abbiamo ottenuto il coperchio per il nostro progettino. Adesso prendiamo qua, le cose si sono asciugate meglio, andiamo a chiudere così e vediamo se il nostro coperchio, eccoci, vedete che il coperchio è della misura giusta, quindi vado anche a chiudere in questo modo, così verifichiamo il tutto. Direi che poi tagliamo un pochino il nostro fiocchettino, vedete? Quindi a questo punto dobbiamo decorare il nostro coperchio e il nostro contenitorino, come vedete, è pronto. Potete fare un regalino di Natale, quindi inserire dei cioccolatini, oppure potete utilizzarlo anche come portagioie, perfetto, anellini, braccialetti, collanine, è perfettissimo. Ora lasciamo un attimino qui il nostro portagioie e andiamo a decorare il nostro coperchietto. Per decorare io ho ritagliato, allora vi faccio vedere, dal foglio degli abbellimenti ho ritagliato delle stelle di Natale, due grandi, due piccole, ho tagliato un po' di particolari e adesso vi faccio vedere come le vado a lavorare prima di incollarle sul coperchio. Allora prendiamo il nostro attrezzo per
qua ne ho di varie dimensioni, prenderei questo e andiamo a lavorare la nostra stella di Natale dalla parte inferiore, andando a far sollevare bene tutte le punte in questo modo qui. Facciamo, no, devo ancora prima fare una cosa che ho dimenticato, non importa, la faccio subito. Vado a sporcare, importantissimo, con il mio distress nero tutte le punte, così. Ok, mi piace di più, no, lavoro veloce, ma cambia tutto l'effetto finale, quindi va fatto. Allora, quindi andiamo a sollevare, come dicevo, tutte le punte in questo modo, sia della stella di Natale più grande che di questa media. Ora andiamo solo ad abbassare il centro in questo modo, in modo che rimanga questo effetto così tridimensionale, sia su una che sull'altra. Io ne ho fatte, l'ho fatto solo con due stelle, questo lavoro qua. Adesso le andrò a vincolare una sull'altra. Volendo potete farlo anche con tre, rimane ancora più corposa. Quindi vado a mettere un po' di colla e vado ad incollare in questo modo qui, così. Adesso un attimo solo che la colla faccia un po' presa e ve le faccio vedere, sia questa con la stella di Natale grande e quella media, e poi ne ho già fatta un'altra con la stella di Natale media e quella piccola, per avere due dimensioni di stelle di Natale diverse. Ora prenderei un po' di garza, quindi taglio un pezzettino di garza da mettere sotto perché a me piace sempre, dà un po' di movimento, mi piace di più. Aspettate che la apro perché questa è nuova. Ok, quindi tagliamo un po', un pezzettino, così. Ok, andiamo a lavorarla un pochino, ad aprirla. In questo modo, così. Questa garza è proprio sottile, quindi si presta bene per fare questo lavoretto qua. Ok. E andiamo ad incollarla sulla nostra scatola. Per fare questo utilizzo semplicemente anche questa colla, che va bene, potete usare qualsiasi tipo di colla, tanto già questa fa ben presa. Quindi mettiamo questa colla così e sistemiamo in questo modo qui. Ora prendiamo del nastro rosso, fatto un cerchio, avete visto, lo taglio qui e vado ad incollarlo magari in questo modo. Possiamo mettere così, metterei un pochino di scotch di carta, eccolo qua, così intanto me lo tiene fermo. Ok, in questo modo qui.
Allora, mettiamo la nostra colla, pieghiamo così, eccoci, il nostro nastro in questo modo qui, incolliamo il primo, ok. Mentre questo si incolla un po' meglio, voglio strappare il cestino di carta in questo modo qui. Passiamo col distress e lo andiamo ad incollare tipo qui così. Questo modo qui. Ora vado ad attaccare quest'altra stella di Natale, l'attacchiamo tipo qui così, dobbiamo solo aspettare un attimino che faccia presa la colla, ok, che non si stacchi. Nel frattempo io vado a ritagliare, prendiamo questo particolare, lo ritaglio velocemente perché non l'ho ritagliato prima, lo devo fare adesso. Passo tutto con il distress. Ok. Adesso vado a tagliare perché a me in realtà servono le foglie così, quindi taglio i tre pezzettini perché voglio solo inserire le foglie in certi punti e vado ancora a prendere questi sono degli abbellimenti che avevo comprato tempo fa, vado a tagliare proprio giusto così, vedete, due particolari. E così rimangono più fini, mi piacciono di più e li vado ad inserire, quindi facciamo così, inseriamo prima questi che sono più spessi, quindi lo vado ad inserire tipo uno qui così e l'altro qua sotto, colla la flash bond che attacca qualsiasi cosa ed è anche abbastanza rapida, quindi mettiamo qua sotto e qua. E adesso vado anche a mettere, magari lavoro anche un attimino le foglie così, in questo modo, così rimangono più tridimensionali e sono più belle, eccoci, e andiamo ad inserirle, quindi colla. Ne metterei una qui. Quindi avete visto che ho usato pochissimi elementi, non ho usato tantissimi elementi del foglio, ma perché volevo una cosa un pochino, chi mi conosce sa che preferisco le cose non troppo pasticciate. Direi che così mi sembra abbastanza decorato, fine e mi piace. Poi chiaramente potete decorare come meglio credete, perché poi ognuno invece sappiamo che ha i propri gusti e quindi può decorare più o meno a seconda di come preferisce. Allora chiudiamo in questo modo qui. I fili li potete poi anche lasciare lunghi o corti, come io lo lascerei in questo modo, così almeno, ok, è più lungo ma è bello lo stesso. E mettiamo il nostro coperchio e quindi questo è il nostro progettino
finito. Vi faccio vedere ancora i particolari del coperchio. Voglio ancora fare una cosa, che voglio utilizzare questo pennarello che forse non ho mai utilizzato, che però nel periodo soprattutto natalizio è bellissimo, perché questa è una tipo una penna di quelle che si riempiono con l'acqua, solo che è già piena di un prodotto glitterato. Quindi funziona che voi premete la vostra penna ed esce fuori il... Ecco, ho fatto un disastro perché per farvi vedere ne ho fatto uscire troppo. Allora, facciamo così. Giusto per non sprecare mai niente, come dico sempre, taglio un pezzo di garza e la utilizzo per recuperarmi quello che ho esagerato a mettere. Così, eccoci. Così mi rimane la garza sporca di glitter. E chiaramente la andrò a utilizzare per qualcos'altro. Va bene così. Allora, vi faccio rivedere. Ho fatto un po' un disastro, ma allora, questo pennarello adesso io lo passo sulle foglie della stella dappertutto, così. E poi vi faccio vedere. Spero che si veda, ma si dovrebbe vedere con la telecamera l'effetto, perché è bellissimo. Potete passarlo su qualsiasi tipo di decorazione, sulla carta. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere. Eccoci. Perché rimane proprio... Aspettate, finisco un attimino così. Eccoci. Ok. Direi che così può bastare. Vedete contro luce, guardate. Contro luce l'effetto. Sì, dovrei riuscire a farvelo vedere. È bellissimo. Luminoso con questo e nello stesso tempo delicato. Ed un'altra cosa che volevo fare, e adesso la posso fare perché comunque abbiamo terminato, volevo andare a riempire il centro della stella con posso mettere tipo degli strass. Quindi vado ad aggiungere un pelino di colla al centro delle mie stelle, così di scrupolo, perché questi strass hanno già l'adesivo sotto, ma io preferisco mettere ancora un po' di colla così sono più tranquilla. E vado a mettere semplicemente questo perché direi che è sufficiente in questo caso. È già abbastanza decorato il coperchio, non mi sembra il caso di andare a mettere altro. Ok. A questo punto direi che è proprio finito. Guardate come si vede bene, sì, credo che si veda bene l'effetto che vi dicevo del pennarello questo con il glitter. È troppo bello. Anche il video di oggi è terminato. Questo era il primo progettino che ho realizzato con il mio ultimo kit di carte digitali Christmas Time, che trovate nel mio negozio online. Vi lascio la descrizione nell'info box. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi, così mi aiuterete a farlo crescere. Spero che anche questo lavoro vi sia piaciuto, aspetto di ricevere tanti commenti. Detto questo, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo progetto. Ciao!